Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 3 e mi vedete in questo momento in una location diversa rispetto a dove ci siamo salutati la scorsa volta. Questo perché? Perché ovviamente non volevo perdere tempo, quindi sono andato già verso la zona della foresta che devo attraversare per raggiungere il villaggio di Kisha. Quindi mi sono portato un po' avanti. Ora ovviamente andremo avanti per la trama, cercheremo comunque di progredire con la storia e ovviamente esplorare anche questa parte di foresta, cercando di vedere se ci sono boss o comunque di vedere se c'è la possibilità di ottenere qualche cosa, diciamo, di nuovo in generale, e poi ovviamente proseguiremo e andremo avanti. Ok, stavamo esplorando ed è partita una scena. Però non so effettivamente riferita a cosa. Vabbè. Allora sì, ho capito a che cosa era riferito quella scena. Praticamente in quella foresta appare una nebbia che praticamente appena viene superata vi riporta praticamente dove eravate prima. Quindi è come se stessimo girando attorno. Quindi lì sicuramente ci dovremo tornare con qualche oggetto o qualche membro del party che possa indicarci la strada tramite la nebbia. Finalmente arriviamo al Kisha Village. Qua ci sono diversi personaggi che dovrei reclutare, quindi guarda, siamo in ritardo. No, c'è ancora tempo, ma dobbiamo sbrigarci. Incazzato come un mostro. Fate attenzione. Tu chi sei? La suora. Non è sicuro. Tornate indietro. Oddio, ma... Ah, questa è la truppa di Armonia. Infatti ecco perché la divisa è diversa. Guarda che bella però. All'attacco! Bella però la divisa dei soldati d'Armonia. E tanto io stavo riflettendo al fatto che io sono già quasi a livello 40, tipo. Cioè io tipo Suikoden 2 l'ho completato a livello 56, se non ricordo male. Quindi, cioè... E la Madonna. Beh sì, io sono molto molto ben equipaggiato, c'è anche da dire questo. Quindi su questo sono abbastanza, diciamo, tranquillo da un lato, perché ho delle ottime armi, ho degli ottimi equip, quindi sono messo molto bene. Poi ho tutti livello 38, che penso sia comunque un livello abbastanza buono per questa fase di gioco, quindi... siamo ancora in ballo. Chi è il prossimo? Laggiù. Oh, ma c'è Maximilian! E c'è anche cosa? C'è anche Chris! Pronti tutti quanti. Quindi, diciamo che... questo capitolo è vero che si univa con quello di Thomas, però si unisce anche con quello di Chris. Quindi appena poi faremo il capitolo di Chris, subito dopo, vedremo questa parte pure. Ecco, altri nemici. Che non sono un problema per me, però. Oh, fede. No. Uno di danno. Cioè, non neanche mi riescono a scalfire. Yugo con Fubar one shotano praticamente. Oh. Lui subisce danno perché ho l'armatura sanguisuga che mi aumenta tantissimo le stats, però ogni turno perdo 15 HP. Medicina B, va benissimo. C'era Maximilian e Chris, forse Chris. Forse Maximilian si unisce a Chris. Chi altro ha sete di combattimento? Non ubriacarti troppo di combattimento. Non è ancora, diciamo, non è ancora il momento di ubriacarsi di combattimento. Non possiamo fare passi falsi.
Comunque vedi, lì c'è Chris. Chissà se si riconoscono tra di loro. Abbiamo quasi raggiunto comunque la strada per il villaggio. Ah, non ce l'abbiamo ancora fatta, guardate lì. Ah, ecco di chi erano allora. Ah, perché nell'introduzione si vedevano queste truppe volanti, quindi sono quelle di Armonia. E i soldati di Armonia al fronte con... al fronte con i soldati e anche quelli volanti che invece stanno nelle retrovie. Saremmo schiacciati da entrambi i lati. Prima prendete quelli ai lati. E la retrovia? Il nostro friend Caesar penserà a quello. Allora andiamo a salvare il villaggio. Wow! Mostruosità tribali. Permesso negato di atterrare. Permesso di atterraggio negato. Ma sono tipo dei... Sì, vabbè, tipo delle specie di... Però non li stanno cavalcando. Sono... Non è come con Hugo che sta cavalcando Kubar. Minchia. Madonna, Hugo e Fubar insieme sono troppo forti. Sono rottissimi. E mo? Potete scappare. Ritirata. E adesso gli altri. Tutto quello che ci serve per Alec è dargli un'altra urlata in quel caso. Penso che loro sappiano il significato. Ok. Ecco qua. Perché si spaventano e tipo scappano? Questo è il modo per dirlo. Questo è un modo per poter per dirlo, io ne conosco un altro. Finirò la battaglia dei miei compagni tramite la spada, lealtà e forza. Ugo, sergente, eh? Sergente, andiamo. All'attacco o qualcosa del genere. Cioè, ognuno ha il suo grido di battaglia, va praticamente. Sire. Le loro urla di battaglia continuano. Dios. Braggarts. Solo perché i loro rinforzi sono arrivati in tempo. Sire, dovremmo raggrupparci e attaccare in un numero maggiore? Pensavo al tempismo. Ma per il momento meglio andare a casa. Sire? Non abbiamo bisogno di altri guai. Abbiamo fatto la nostra apparizione per oggi. Cos'è questo? Che sta succedendo? Se ne stanno già andando? Loro probabilmente erano qui solo per misurare la nostra capacità di battaglia. Perché rischiare altri morti solo per quello? Era ciò che volevano? Ecco quello che è incazzato come un mostro. Grazie Alec, va bene, grazie Alec, adesso basta. Ok, quindi ci siamo. Io avevo visto Maximilian, però dov'è Maximilian? Sana, lei è il capovillaggio. Sembra che appunto siamo riusciti comunque a lavorare per il risultato migliore. Dice sì, ma non è ancora finita, torneranno presto indietro.
Abbiamo fatto giusto in tempo. Il vostro tempismo era, era molto buono. Devo ammettere che aspettarvi, diciamo, ne valsa la pena aspettarvi per le ali del grande momento. Questo è più nel tuo stile, Caesar. Ecco, ora lì la riconosco. Tu, ti ho incontrata già da qualche parte prima. Quei capelli, quegli occhi. Sei stata tu. Tu l'hai ucciso. Il bambino al villaggio. Strike? No. Perché no? Sì. Ah. Questa è un interessante modo per presentarsi, diciamo, in modo, diciamo, educato. Hugo, non farlo. Non fermarmi, sergente. Posso vendicare Lulu proprio adesso. Lo so questo e non voglio... so questo, ma ciò che intendo dire è non farlo. Apple ha lasciato il party, però effettivamente avrei potuto fare question per, diciamo, per parlare, però diciamo che sto cercando anche di fare un po' di roleplay, no? Quindi cercare di capire come Hugo effettivamente avrebbe affrontato la situazione, e io sono abbastanza sicuro che Hugo si sarebbe lanciato a tutto spiano. Quella donna sta lasciando il villaggio. Ha detto che sta seguendo il consiglio di un... il consiglio di un... un fortune teller, sarebbe un veggente, di una ragazza veggente di nome Alma Keenan. Quindi è andata. Sergente, ancora non capisco perché tu debba sempre fermarmi. Hugo, tu sei il figlio del clan, del capo del clan dei Caraia. Un giorno prenderai il suo posto come leader. E mi aspetto. E non mi aspetto leggerezze da parte tua. Se Zexen scoprisse che tu hai attaccato uno dei loro cavalieri, lei combatterebbe. Cioè, lei avrebbe combattuto per il suo villaggio. Chi lo sa perché l'ha fatto, ma senza di lei, oggi magari sarebbe finito in modo diverso. Non dobbiamo prendere dei combattimenti con gente di cui abbiamo bisogno per il momento. Quindi dovrei sbrigarmi a diventare forte. È così? No, Hugo, no, non è soltanto quello. Oddio, là c'è quello che si era perso. C'è anche il tizio che si è perso, che stava cercando il castello e non lo trovava. Quindi questo è Midgar. È molto più tranquillo qui. Commercio libero, dovrebbero esserci urlo ovunque. Questo è il villaggio di Kisha, nelle Grassland. Oh cielo, stai dicendo che questo non è il castello che sto cercando? Non esattamente. Questo posto è comunque pacifico. Sai dove si trova Midgar? Vorrei aprire un negozio lì. Certo, tell him the location. Vai giù dalla montagna, passa le due pianure e Midgar si trova proprio sulla terza pianura. Capisco. Ti ringrazio, gentilissimo. Ecco, e lui ovviamente sta andando da tutt'altra parte. Bene. Aspetta, aspetta! Quella via è pericolosa. Ecco, pronti. Bene, ottimo. Ok, quindi se n'è andato non so dove. Va bene. Allora, andiamo nelle case, vediamo se c'è qualcuno. Perché qui c'erano comunque personaggi da reclutare in generale, per cui... Oddio. E tu chi sei? Ah, eccolo, Wang Fu. No, il mio corpo non si muove. Stai bene? Che sta succedendo?
Sono stati qui dopo di me per tanto tempo, non riesco più a correre. Dopo te, nel senso, ti stanno cercando. Eccolo! Ha mangiato tutto quello che avevo ed è scappato via. Come ti permetti di, diciamo, eseguire questa tecnica di mangiare e scappare su di me? Te ne pentirai. Qual è il problema? Ti sei ingozzato così tanto che non riesci più ad andare via? Faresti meglio a darmi i miei 3.000 pocci proprio adesso. Mi dispiace, ma come puoi vedere non riesco a lavorare per pagarti. Pensi di potermi coprire? Io? Oddio, ma è come Rikimaru in Shuikoden 2 che devo pagare il conto di 3.000 pocce. Ok, pago. Oh, stai pagando per lui? Beh, almeno qualcuno paga. Ok, pagati 3.000 pocci. Quindi è la stessa identica cosa di Rikimaru. Lui è tipo Rikimaru 2.0. Ti ringrazio, io sono Wang Fu e mi sono indebitato con te per la tua gentilezza. Sentiti libero di utilizzare il mio imbattibile stile Fu, il mio stile Fu, delle arti marziali. Ecco, questa sì, esattamente come Rikimaru, proprio preciso. Hai un sacco di tatuaggi sulla tua schiena. I miei tatuaggi? Ma che... Quando lo hai... Il tuo gruppo è riunito al castello di Midgar? Bene, allora credo che andrò lì. Stai scherzando, vero? Ok, e intanto lui lo abbiamo reclutato. Palesemente Rikimaru comunque, eh? C'è stessa dinamica di Rikimaru nel 2. Oddio, ma qua cosa c'è? Ah, lei è quella che cercava uno forte, no? Emily. Io? Ah, non sto facendo niente di che. Che dici? Vuoi una sfida con me? Certo. Ok. Sei sicuro? Ok, allora, giochiamo. Buttiamoci nella mischia, va bene? Oddio, braccio di ferro? Un braccio di ferro. Un match di braccio di ferro. Eh? Un match di braccio di ferro contro di te? Oddio. Forse si fa con i parametri di forza, vero? E forse io perdo? Tu sei forte, incredibilmente forte. Ti arrendi? Ah, non andartene in giro così. Potrei essere buona, ma sono pur sempre una ragazza. Quindi non voglio gente che abbia un'impressione negativa su di me. Se non sei felice di perdere, torna di nuovo quando sarai pronto. Quindi devo aumentare, mi sa, il mio parametro di forza, vero? Perché anche se Stats, lui effettivamente Stats, cioè. No, aspetta, ecco, come status. Quanto hai di forza tu? Ecco, power. Dovrebbe essere quella lì, power. Ho 89. Mentre invece dovrei avere, penso, molto di più. Perché se lo rifaccio non cambia niente per ora. Vuoi fare algo contro di me? Dice, va bene. Sei sicuro? Va bene allora. Eh sì, è la stessa identica cosa. Però al momento non sono abbastanza forte e quindi perdo. Ok, devo tornare quando sarò più forte. Sei forte, incredibilmente forte. Va bene, ok. Quindi per il momento qui non sono all'altezza. Ah, ma qui ci sono anche altre zone. Ah, qui c'è il com... Oddio, tu chi sei? Ah, pensavo fossi un personaggio. Ah, ma quindi sono tutte collegate qui le case.
Infatti, vedi perché siamo. Ah, no, aspetta, l'estimatore? E no, ho posato tutti gli oggetti. Vabbè, niente, rip. Infatti, estimatore commercio. Là si può entrare? No, penso che qua non si possa entrare. Io tecnicamente dovrei parlare con lei, col capovillaggio, però. Qui cosa c'è? La locanda. Ma le scale le posso salire oppure. Sì che le posso salire. Non le può salire Thomas, ma io sì. Perché Thomas ogni volta che ci sono le scale dice non sono il mio forte. Ma questa è la locanda e queste sarebbero le stanze della locanda, quindi tutto sottoterra? Infatti là la descrizione diceva, al villaggio di Kisha c'è una ragazza che sta cercando qualcuno di estremamente forte. Però purtroppo non ti posso aiutare. Chissà se Geddo magari riesce nell'impresa. Comunque sì, sono tutte, vedi, sono tutte costruzioni collegate praticamente. Cioè, sono tre ingressi, però fondamentalmente sono tutti comunicanti. Poi lì c'è una scala, ma come ci arrivo in quella scala? Io vorrei andare su quella scala. Ecco, da qua. Che chissà magari se c'è qualcosa. No, in realtà non c'è niente. Va bene. Io avevo visto comunque Maximilian qui, ma non è che Maximilian si recluta con Chris e quindi io lo vedrò poi successivamente nel capitolo di Chris? Ah! Oddio! Uber? Oddio, mi sembrava Uber quello. Che succede? Ah no, Albert. Pensavo che qualcosa fosse strano e quindi adesso ne sono abbastanza sicuro. E sono venuto a dare un'occhiata ed eccovi qui. È passato un po' di tempo, non è vero? Vedo che non siete cambiati affatto, Miss Apple. Albert, sto bene. Sto, diciamo, insieme a Caesar per il momento, ma sto bene. Le cose non cambiano mai, vero? Avanti, che cosa vuoi? Abbi un po' di riconoscenza. Comunque, io sono con qualcun altro oggi che non è molto, diciamo, non è molto bravo ad ascoltare come me. È Uber, esatto, è lui. C'era una donna in battaglia con un'esquisita, diciamo, con una squisita abilità. Voglio testarla. Dov'è lei? Che tra l'altro Uber noi l'abbiamo visto anche in Shuigoden 2, però era completamente diverso rispetto a come lo vediamo qua. Non la vedo. Magari la codardia delle Grassland è contagiosa. Aspetta. Tu hai qualcosa da dire, piccolo soldato? Se stai cercando un combattimento, allora veditela con me. Yugo. È sempre un piacere mostrare alla gente ignorante e priva di potere, ma oggi ho poco tempo per un duello insignificante. Anche se io fossi il figlio di Lucia, il capo del clan De Caraia, eh? Non me ne potrebbe figare di meno del nome, anche se lo avessi sentito prima. Comunque, sono sempre aperto a nuove esperienze. Yugo, fermati e pensa. Non ci andrà piano con te. Lo spero per lui di no. Duello? È duello questo, uno contro uno.
rendi questo degno del mio tempo. Cominciamo con un piccolo benvenuto. E invece ti vado, minchia. Madonna mia. Che amarezza, uno spreco di tempo. Ma come, lui aveva detto un piccolo benvenuto, pensavo fosse un attacco normale, invece mi ha fatto un death blow. Vabbè, rip. Vabbè, era una battaglia scriptata dove ovviamente dovevo perdere perché lui è fortissimo. Bene, ti sei svegliato, considerati fortunato. Il tuo amico in nero non era preparato, a usare così tanta discrezione. Sì, grato allo spirito, diciamo, diciamo, allo spirito del capo Lucia che si è nato forte. Devi comunque cercare di raddrizzare la tua stoltezza. Non pensi mai prima di agire. Sergente, io... Che c'è? Non riesco a dimenticare la morte di Lulu. Non riesco. No, non sono riuscito a difenderlo. Questa cosa mi sta facendo uscire pazzo. Mi sento anch'io nello stesso modo, Yugo. So benissimo che cosa stai attraversando. La donna di Zexen che l'ha ucciso ha combattuto per il suo villaggio. Come anche io sarei disposto a. Anche. Come anch'io sarei disposto a fare. Quanto sono scarso. Perché non riesco ad essere così? Io... Sergente Jordi, posso? Oh, vuoi parlare in privato? Se non ti dispiace, sì. Mentre stavi dormendo ho parlato con il sergente Jordi. La donna che ha combattuto per il villaggio era Lady Chris e le sono eternamente grata. Così come lo sono nei tuoi confronti. Io? Tanto tempo fa ho conosciuto un ragazzo come te, Rush. No, ho conosciuto un ragazzo come te, che era praticamente spregiudicato, selvaggio, sempre con il broncio, che praticamente ripensava sempre alle sue colpe. Ed è stato conosciuto come il Flame Champion. Conosci la sua storia? In un certo senso. Sto cercando di trovarlo. E non so perché, e non so dove lui si stia nascondendo. Tutto quello che posso fare è seguire delle voci. Se lo incontri, che cosa faresti? Beh, gli chiederei di proteggere le Grassland. Sono stanco della nostra gente che viene attaccata e presa di soprassalto. Ma cosa vorresti tu, Yugo? Io? Cosa farei io? Chief Sana, i soldati di Armonia sono tornati. Arriverò tra poco. Yugo, possiamo parlare dopo. Minchia, di questo passo arriverà dopodomani lei. Che cosa farei io? Immagino che non lo sappia davvero. E quindi sono nella locanda. Mi hanno messo in una stanza della locanda. Sì. Ok, quindi devo uscire. E probabilmente dobbiamo ritornare in cima. Ecco. Ehi, Yugo, bentornato. Che state facendo? Al momento? Preoccuparci. I nostri rinforzi non sono ancora qui, ma le truppe di Armonia sì. Sembrano ansiosi di combattere. Chris se n'è andata pure. Dios è il comandante. L'ho incontrato prima alla caverna di cristallo. Potrebbe sembrare un soldato, diciamo, corretto e pulito, ma la sua intenzione è vincere. Peggio.
Loro non pensano al Flame Champion o, o ai Firebringer che siano ancora vivi. Questo è un problema. Se pensassero che il Flame Champion fosse qui, non avrebbero problemi ad attaccare. Ci è stato detto che le armate delle Grassland saranno qui in mezza giornata. Potrebbe essere più veloce, potrebbe essere prima, ma non c'è modo di saperlo. Quindi non abbiamo tanta scelta. Hugo, ragazzo mio, vorresti essere il nostro Flame Champion? Io cosa? Devono fare il bluff, la strategia, devono bluffare? È la nostra unica opportunità. Sta a te, è la tua abilità di recitare. Va bene, ma perché io? La gente dice che il Flame Champion, sembrava giovane, probabilmente a causa di una delle 27 vere rune. Comunque, tu sei il più giovane di aspetto qui. E che mi dici di te? Io? Io non ho un guerriero dentro di me. Non mi sento molto un guerriero in questo momento, neanch'io. Quindi sei pronto. E allora cominciamo. Immagino di sì. Bene, tu sei la nostra unica speranza. Oddio, sembra. Sasarai! Madonna, sembrava Thomas, e invece lui è Sasarai! Finalmente lo possiamo combattere ufficialmente perché in Shuikoden 2 lui era alleato con Island. Vi ricordate, no? Che lui arrivava, aveva portato la runa bestia al popolo di Island come dono, no? Dell'alleanza tra Armonia e il regno di Island. Sasarai, sir. Facci vedere come facilmente farai cadere il villaggio oggi. Guardalo, molto più figo rispetto a come nel 2. Una volta che avremo finito qui, la nostra caccia all'uomo sarà finita in quest'area e quindi potremo tornare alla Valle di Cristallo. Mi piacerebbe tanto tornare a casa. Dios, che cos'è? Cos'è quello? Cos'è questo? Siete qui per arrendervi di già? Oddio, ho lasciato Telegram aperto. Ok, scusatemi. Molto bene, ma il tuo silenzio non permetterà di farci entrare in questo villaggio a cercare i Firebringer. Non ne avete bisogno, non dovete, non avete bisogno di preoccuparvi, no? Perché dici così? Hugo, se tu potessi. Oh, giusto. Mi avete trovato, Joe, il Flame Champion. Che sorta di gioco strano è questo? Come ha detto, lui è colui che vi ha, diciamo, che vi ha affermati, il capo dei Firebringer, nessun altro che Joe stesso. Bah, pensi che io mi ritiri solo perché ho visto la faccia di questo ragazzo? Più di 50 anni fa c'era stato un accordo segreto tra lui e gli uomini più prestigiosi di Armonia. Un contratto, diciamo, un accordo di non aggressione. Un accordo segreto? Oh, mia brillante Apple, sei sicura di questo? Assolutamente. Perché credi che Armonia non ha attaccato con tutte le infinite possibilità che ha avuto di muovere le truppe sulle Grassland? E perché questo è a causa di questo segreto, di questo accordo segreto? Armonia spesso effettua degli affari non scritti. Non ricordi? E se tutti all'improvviso
No, e se ad un tratto spezzi questo trattato, è la prova? Le mie ricerche esaustive, qualche dubbio? No, da parte mia, ma loro potrebbero averne un paio. Che ne sai di questi? Sai qualcosa riguardo questi accordi segreti? So che c'era un accordo, ma era stato stipulato in un lungo passato. Cioè, ma è lontano dall'essere ancora valido da quello che ho sentito. Dovrei mandare delle conferme? Dovrei cercare delle conferme? Capiamo la gravità. Capiamo la gravità di quello che dite. Ma la continua esistenza. Ma la continua esistenza di questo accordo necessita una prova. In questo caso. In questo caso, ci serve che voi ritiriate le vostre forze per un controllo. Questo dipende dal fatto se questo giovane possa provare la sua identità o no. Ci abbiamo provato. Potete provarlo o no? Vede. La mia prova saranno le carcasse di chiunque voglia sfidarmi. Scegliete chiunque per combattere. Yugo, basta. Non abbiamo idea di che cosa possono avere. Diciamo di. Non sappiamo che cosa possano fare. Posso farcela. È solo una questione di mantenere l'equilibrio per un po' di tempo, giusto? Interessante. Che cosa ne dici, Sir? Tu che ne pensi, Dios? Sembra una via facile e veloce un duello. Ah, sfortunatamente la spada che io ho oggi è soltanto un ornamento. Non è una vera e propria spada. Ah, quindi è così. C'è qualcun altro? È davvero il Flame Champion? Non essere sciocco. È passato tanto tempo da quando è morto. Lui è, diciamo, è un falso. Ma ci sono quelle storie riguardo lui che ha sconfitto un'intera legione. Dai, ora combatte Sasarai? Non pensavo così tanti volontari. Allora ti affronterò io da solo. Ma, Sir, perché questo. Diciamo, perché tutti. Perché ti stranisci così? Non pensi che questo piccolo scricciolo possa battermi dopo tu. Possa battermi, vero? Cioè, non penserei che questo scricciolo possa battermi, no? Ma Sire, se lui fosse davvero il Flame Champion, non dirmi che credi a questa. Non dimmi che credi a questa favoletta. Non del tutto. Cioè, dico. Cioè, intendo dire che magari potrebbe. Ma bisogna prendere. Cioè, bisogna fare attenzione, sir. Va bene, facciamolo. Qui Flame Champ, o dovrei dire Champ. Non sei tanto più grande rispetto a me. Beh, ma almeno io sembro avere 30 anni. Alla minima richiesta al minimo posso soddisfare le richieste di ottenere il titolo di Flame Champion. Ti farò vedere quello che ho imparato in tutti questi anni. Oh, attenzione! Duello contro Sasarai! Non me lo immaginavo Sasarai duello. È tempo di vedere l'abilità del campione. Resterò qui. Attacca con tutta la tua forza. Ok, quindi attacco. Hai del talento. Ma anche io conosco qualche trucco. Pensavo facesse Deathblow. Vedi, lui attacca con le magie.
sembri lontano dall'essere sottomesso. Prova una piccola aggressione. Però lui mi ha tolto niente praticamente. Non male. Fallo di provaci di nuovo. Non male. Provaci di nuovo. Niente, lui proprio si sta facendo... Non male, provaci di nuovo. Ma... Sasarai, tutto bene? Non male, provaci di nuovo. Possiedi del talento, ma anche io conosco qualche trucco. Ale. È stato un ottimo lavoro. Per il momento non mi tratterrò. Vabbè. Quindi. Ah no, ha fatto attacco. Pensavo facesse Deathblow. Ok, try a little aggression. Quindi attacchiamo e dovrei buttarlo giù. Offete. Però lui si è fatto attaccare troppe volte. L'ha fatto apposta, secondo me. Ups. Questo si sta facendo pericoloso. Non vorrei che tu... non vorrei che tu mi portassi a casa, Dios. Quello significa che lui è veramente il Flame Champion? Beh, immagino... Sembra molto più, diciamo, sembra molto più indietro rispetto alla mia età. Oh. Sir, le forze dei Karaya sono appena apparse. Il loro numero è molto più, è molto più grande rispetto a un rinforzo standard. Cosa? Non siamo preparati per questo. Sire, la ritirata è preferibile. Concordo. Hai vinto questa volta, piccolo Flame Champion. Ma prima di andare, dimmi il tuo nome. Yugo, figlio di Lucia, del clan De Caraia. Yugo, è così? Ricordatelo, Dios. Va bene. Sasarai è molto più forte di quello che mi ha fatto vedere qua. Yugo, ce l'hai fatta! Il mio cuore mi sta uscendo dalla gola. Eccoli che arrivano. Il capo De Caraia con un piccolo, diciamo, con una piccola guarnigione, quello che è. È andata bene con la tua piccola, diciamo, capacità di recitare, Yugo. Sei un eroe per entrambi i campi di battaglia, cioè se potresti essere un eroe in entrambi i campi di battaglia e nel teatro. Stavo continuando a pensare al tempo. Mantieni l'equilibrio, mantieni l'equilibrio. Da quello che ho potuto vedere, sembravi spaventato dietro quelle parole. Sono felice che tu non abbia, diciamo, fatto troppo. Quando ho sentito da Luce che tu saresti venuto qui per aiutare il villaggio, ero preoccupata. Ma appena sono arrivato ti ho visto difendere il villaggio. E non l'ho fatto da solo. Hai combattuto per il nostro villaggio. La tua forza, il tuo volere, queste cose ci hai dato. Dovresti esserne orgoglioso delle tue azioni. Sì, beh, sì. Perché stiamo parlando come se stessimo celebrando? Ah no, perché ne stiamo parlando quando potremmo semplicemente celebrare? Questa è una ragione per fare una festa. No, un altro festival. Oh, questo è Grassland. Caposana,
Vorrei finire la nostra chiacchierata qui. Se il sergente mi vedesse senza una, senza un bicchiere, quello che è, non potrei essere che un fantasma nella celebrazione dopo la battaglia. Sembra più essere a it is more likely they're trying to forget what happened. Sembra quasi più che loro stiano cercando di dimenticare quello che è successo. Dopo tutto questo, sono d'accordo con te. Hugo, vuoi davvero? Desideri davvero incontrare il Flame Champion? Più di qualsiasi altra cosa. Se è così, che cosa faresti? Prima hai detto che gli avresti chiesto di proteggere le Grassland. Sì, l'ho detto, ma voglio incontrarlo e voglio imparare come si fa a diventare forti come lui. Voglio proteggere le Grassland da solo. Non può fare sempre tutto lui per noi. Se lui potesse sentire queste parole, sicuramente sarebbe pieno di gioia. Sai dove si trova Joe? Sì, lo so, te lo dirò. Va e cercalo di persona, e dopodiché decidi. Lo farò, ti ringrazio. Hugo, perché stai bisbigliando da queste parti? Oh, ciao, sergente. Sembra che tu abbia la possibilità di incontrare qualcuno di veramente speciale. Naturalmente mi porterai con te, vero? Sì, non preoccuparti. Sei libero di andare, Hugo. I restanti del nostro gruppo resteranno qui per fare in modo che i soldati di Armonia si ritirino completamente. Ti rendi conto del compito che potresti avere nel riportare il Flame Champion di nuovo qui ad aiutare le Grassland di nuovo? Puoi contare su di me, non tornerò indietro da solo. Allora è deciso. E adesso vieni, unisciti alla festività. Sicuro, sergente, sono proprio dietro di te. Comunque Lucia, altra waifu incredibile qua nel 3. Buonissima da fare paura. Buongiorno, Hugo. Stai bene? O hai festeggiato un po' troppo? Ok. E gli altri dove sono finiti? Va bene, lo scopriremo la prossima volta. Per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima. Ciao!